Buongiorno e benvenuto all'interno del nostro TG. Il 21 settembre del 1990 veniva ucciso dalla Stidda, un giudice ricordato negli anni per la sua forza interiore e anche per la sua rettitudine. Sì, un giudice che da vivo era sconosciuto ai più. Possiamo dire che era noto solo nell'ambiente giudiziario, ovviamente nell'ambiente giornalistico, ma si immagini che a Canicattì moltissimi non sapevano fosse un alto magistrato, non lo conoscevano neanche. Questo perché Livatino in 11 anni di carriera in magistratura ovviamente non ha mai parlato di sé e non ha mai fatto parlare di sé, nel senso che non ha neanche rilasciato un'intervista. Noi abbiamo raccolto quelle pochissime foto a disposizione, due brevissimi filmati di pochi secondi, ma niente di più, cioè non esiste una sua intervista, un suo intervento, una sua dichiarazione. Lui preferiva lavorare e preferiva quindi parlare attraverso le sentenze, rendendo appunto giustizia, quello era il suo ruolo, quindi a questo si è attenuto in 11 anni di carriera, brevissima però molto molto feconda. E a proposito di giustizia, lui è un martire della giustizia e anche oggi un martire della Chiesa. Sì, è un martire in odium fidei, come si dice in termine tecnico, cioè viene riconosciuto che l'accanimento dei suoi persecutori, dei suoi killer, dei mandanti, non è dovuto solo all'attività giudiziaria di Livatino, ma anche alla sua fede professata e non ostentata. Lei è stato il postulatore per il processo di beatificazione. Oggi che questo processo è arrivato a buon fine, cosa prova? Ma chiaramente un'immensa gioia, anche perché abbiamo visto riconoscere da parte della Chiesa quelle che sono state non solo le virtù cristiane vissute da Livatino nella sua quotidianità, ma anche appunto il suo martirio, quel donare la propria vita pur sapendo quali rischi correva e certamente era cosciente del fatto che prima o poi la mafia gliel'avrebbe fatta pagare. E nonostante tutto, anche quella mattina del 21 settembre, con la sua macchina, come sempre, la sua macchina privata, senza scorta, va in ufficio, ma sa perfettamente che poteva essere anche l'ultimo giorno della sua vita, come infatti fu.